Eccoci tornati. Allora Michele, partiamo diretti, forte, perché come puoi vedere dal nostro titolo l'Inter rialza la testa, ma il Barça è furioso perché Xavi è indignato, ha fatto queste dichiarazioni anche un po' possiamo forti. Possiamo vedere la classifica se per caso l'Inter è in bilico? L'Inter guarda, no, perché... Niente, Federico se l'è legata al dito. No, ma sembra Max. Messa, sembra messa atto, bene. Amen. No, sembra messa bene, perché è messa meglio di prima, ovviamente dopo la seconda giornata era insieme al Barcellona, adesso ha più tre, però... è completamente aperta e quindi è in bilico pure lì. Siamo tutti in bilico. Allora, senza perdere tempo, ascoltiamo insieme. Sì, in generale nos sentimos que ha sido una injusticia grande. Sì, me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no?, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no? Que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos. La palabra es indignación hoy. Senza parole, indignato, e l'arbitro, insomma, come se e l'arbitro avrebbe dovuto spiegare, ha detto, sì. Doveva venire qui a peccato spiegare. Peccato che lui è quello che invece in altre occasioni diceva che non parlava degli arbitri, a Barcellona hanno, insomma, raccontando la storia sia sua da giocatore, ma... adesso magari l'allenatore ha avuto poco tempo, però ci sono delle cose, a Barcellona continuano a dire per esempio anche a parlare di altri episodi che invece sono oggettivamente stati giudicati come il gol annullato del Barcellona che era da annullare, tra l'altro non c'era nemmeno la punizione che è partita, poi paragonano i due falli di mano, quello di Ansu Fati e quello di Dumfries, che invece uno in una situazione d'attacco dove se la prendi mentre stai per fare il gol. Però tutto questo è un discorso molto, secondo me, da mondo deportivo, da sport, da Barça TV, perché in Italia invece dovremmo essere molto più orgogliosi che una squadra italiana è riuscita a battere il Barcellona con dei valori diversi, cioè inferiori, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista dei soldi, perché il Barcellona si è inventato la cessione del 25% del futuro, dei prossimi 25 anni di diritti TV per fare un mercato da 200 milioni, quando l'Inter invece chiude l'estate incassando. E quindi... lui sarà furioso perché ovviamente al Barcellona quest'anno l'hanno presentata come la stagione del rilancio, primi in classifica, in campionato, arrivano in Champions, perdono col Bayern e già è stato il primo colpo, avevano giocato bene, ma perdere con l'Inter non era stato proprio messo in conto, e quindi sposta l'attenzione anziché su una partita in cui lui ha fatto 80% di possesso palla ma due tiri nello specchio, sì. La butta sull'arbitro, cosa che... insomma, tra l'altro fare questo segno, certo. Avete pagato l'arbitro, è anche una cosa da strano. Tra l'altro è impossibile perché l'Inter non ce li ha i soldi, quindi Federico, sarebbe perché... anche tecnicamente impossibile. Federico, anche perché le polemiche stanno continuando ad esserci, ce ne sono state tante. Sì, assolutamente, beh, le abbiamo appena sentite. Certo. Adesso a Barcellona, come ha detto giustamente Michele, soprattutto Sport, che dei due è il giornale, diciamo, un po' più... popolare, no? Come linea editoriale, ieri ha aperto in prima pagina, il titolo era Mani in alto, come se fosse una rapina, quindi è stata considerata una partita decisa dall'arbitro. Effettivamente l'episodio al 93esimo è un episodio determinante, grave, questo ragazzi. Dobbiamo dirlo. Poi ha ragione anche Michele a dire però che a Barcellona stanno mettendo dentro tutto, cioè dicono che il gol del Barça non andava annullato e invece andava annullato, dimenticano altre situazioni, però è chiaro che quel rigore lì, io mi chiedo ancora adesso come sia possibile che nonostante il VAR ci sia un errore di questo tipo, cioè secondo me questo è un errore grave quanto il gol di Juve Salernitana, e la spiegazione ufficiosa della UEFA è sempre quella: non avevamo l'immagine. Ma è possibile non avere le immagini? Cioè, perché noi a casa le vediamo? No, vabbè, però Fede l'abbiamo spiegato, cioè noi a casa vediamo gli scarichi degli host broadcaster che producono la partita, e la VAR, sappiamo come funziona nel campionato italiano, si affida a una società esterna che fornisce le immagini, e non sono sempre quelle delle TV. Non sono sempre quelle delle TV, ho capito, voglio dire. Ho capito, però su questo... forse ci sarà qualcosa da rivedere. Perché forse c'è qualcosa da rivedere, esatto. Cioè, ho capito quello che dice, è giustissimo. Il motivo tecnico è quello lì. La spiegazione tecnica è la tua, non c'è dubbio. Alla fine, però, il punto finale è che chi deve decidere con il monitor... ha poche immagini, evidentemente. Ma su una cosa, però, perché poi dopo è uscita l'immagine, quella del dove si vede che effettivamente Dumfries la prende col braccio, no? Ed è un'immagine che esce qualche ora dopo. Quindi appunto, scarichi delle TV.
non in possesso del VAR. Però secondo me adesso andare un po' sulla moviola fra virgolette, no? Dopo 8 ore magari è stata già una roba, no? Di legna. Sì. Secondo me il tema anche qui, e poi per onestà, e io sono coerente sincero con quello che dicevo sulla Juve, questa vittoria quanto fa bene all'Inter? Beh, per la classifica sicuramente. Sul piano del gioco, Paolo, del gioco si e della rinascita. Si è un'unione di gruppo e lottare per il compagno che non si era visto quest'anno. Va bene, però io ho visto una squadra che davanti ai suoi tifosi si è difesa per quanti minuti? 70? Sì, ha fatto quello che doveva fare contro un Barcellona che è superiore tecnicamente, no, qualitativamente. Attenzione, però attenzione, proviamo ad essere coerenti. Sono anche monotono. Il Napoli, il Liverpool ha aggredito, a Rangers ha aggredito il Glasgow, ad Amsterdam ha aggredito il Liverpool in crisi, il Barcellona ha fatto 6 vittorie e un pareggio con un gol subito in campionato. Liverpool in crisi, però un po' un eufemismo. No, cioè, il campionato non vince mai quest'anno. Di giocatori che, ma voglio dire, però... Aspetta Paolo, il Barcellona arriva e sta benissimo. L'Inter è in crisi netta, 4 sconfitte in 8 giornate, 5 su 10, e gli mancano il perno Brozovic e l'attaccante che doveva essere riferimento Lukaku. Se tu lasciavi spazio a Lewandowski, veramente vince 4 a 0. Non poteva fare un'altra partita. Se li aggredisci altri non gli lasci spazio. Se sai fare quella roba lì, Secondo me molto di più, Paolo. Secondo me da questo punto di vista Inzaghi ha fatto la partita. E se avesse sbagliato qualcosa in fase difensiva, il Barcellona era pronto lì a punirti. Quindi tu non recrimini nulla, allora non veicoli mai il concetto di giocare a calcio. No, perché ci sono momenti della stagione dove devi anche essere conscio dei tuoi limiti. In questo momento ci sarebbe stato un suicidio, secondo me, giocare alto. Sì, sì, però per coerenza, come abbiamo detto della Juve, Juve che secondo me va bene i 3 punti e tutto, però dal punto di vista della crescita del gioco non mi è piaciuto, e l'Inter io dico la stessa cosa. Cioè tu non vedi un miglioramento clamoroso nella partita col Barcellona? Secondo me è clamoroso il miglioramento. Che si siano compattati e che lo spirito e anche le... Ecco, un altro tema, che magari c'era qualche dubbio, almeno apparentemente è uscita sta cosa, sembra che la squadra così contro l'allenatore. Marianna? Esatto. Sia Bastoni che Çalhanoğlu hanno avuto parole per Inzaghi. Esatto, questo è un altro tema da sottolineare. Sì, sì. Buono per l'Inter se così davvero. Marianna? Secondo me è stata una vittoria veramente importante dal punto di vista sia del gioco, anche se è vero per il 75% è stata di natura difensiva, però comunque ha saputo vincere, ha saputo rimanere compatto moralmente e appunto dal punto di vista tattico. L'unico che non mi è piaciuto in tutta la formazione è stato Dumfries, ma per motivi ovvi, per il tocco di mano, per l'autogol sfiorato e poi perché è stato il meno incisivo della partita. A proposito di Bastoni, tra poco al rientro della pubblicità, Michele, andremo a leggere appunto le parole in difesa di Simone Inzaghi. State con noi. A proposito, ci sono stati giocatori come ad esempio Bastoni che sono andati in difesa di Simone Inzaghi e leggiamo insieme, e torno da Federico, che cosa ha detto esattamente Bastoni. Sì, è significativo che le abbia dette Bastoni, perché ricorderete Bastoni sostituito a Udine che esce e in panchina ha una reazione insomma molto rabbiosa nei confronti di Simone Inzaghi. È stata una vittoria per Inzaghi, dice Bastoni, perché sono uscite voci che dicevano che qualcuno remava contro, ma non è mai stato così. Siamo un gruppo sano, tutti combattiamo l'uno per l'altro, non ci sono mai stati problemi da questo punto di vista. È stato frustrante perdere tanti punti in campionato, sapevamo che c'era da cambiare qualcosa, ci siamo parlati arrivando alla conclusione che era importante esserci gli uni per gli altri. Poi fa una chiosa anche sul rinnovo di Skriniar, dice: farà le sue valutazioni, si trova alla grande qui, sa che ha la stima di tutto il mondo Inter, sarà lui a prendere la decisione giusta. Siamo a Mulino Bianco, è diventato Mulino Bianco adesso. Parlano e non va bene, non dicono niente. Ma siete andati d'amore e d'accordo fino adesso secondo me è una è una cosa da non far passare inosservato, il fatto di questa mozione fra virgolette, no, pro Inzaghi, perché anche noi qua in tante trasmissioni abbiamo raccontato, no? Vi ricordate anche con Massimo Brambati raccontava episodi della scorsa stagione, sì, ma le in stesse poche ore Paolo, allora Lautaro, Çalhanoğlu, Bastoni e Di Marco, questi 4 ha scritto il testo e ha fatto fare il quiz. No, ma secondo me ci sta, forse hanno capito che era il caso, cioè senza che gliela abbia imboccata la società, però anche le dichiarazioni di Çalhanoğlu dello scorso anno, ti ricordi? Sì, no? Cioè, quindi
Quindi non facciamo quelli che non sapevano, certo, che qualche perplessità su Inzaghi no c'era, ma secondo me anche da parte della società, perché anche le robe che uscivano su alcuni giornali vicino all'Inter, no? Il fatto che ha messo in mezzo Inzaghi, Dybala, Correa, dandogli la colpa di Dybala, Correa, addirittura hanno scritto su Dybala, c'era persino sì di Zhang, no? E sappiamo che poi che non Inzaghi è così, si è arrampicato, dice ma sì, però le decisioni le prendiamo insieme. Qualcosa c'era. Però secondo me queste dichiarazioni comunque sono un segnale. Ecco, assolutamente, questo, di unione questo, che ne hanno bisogno. Sì, 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 bisogno. Questo è l'aspetto positivo, appena sotto i 3 punti. Certo. E un po' più sopra, però voi siete più... Voglio sentire... Un po' più sopra, non gioco che io non ho visto. Antonio, tu che cosa ne pensi di queste dichiarazioni? Anche perché tra poco siamo anche stretti con i tempi e andiamo a vedere anche la probabile formazione. Che poi ha ragione il campo, sarò sintetico. Ha ragione il campo, se vinci 1-0 non ti interessi se fanno le manette gli altri, se fanno il gesto dei soldi, che è stato un gesto che all'Inter hanno imparato e hanno ripetuto per tanto tempo. E no, quindi quando vinci hai ragione. Quando... I soldi sì, no. Ok, ci sono molti, esatto. Quindi non è che uno poi può attaccare gli altri perché si lamentano, perché il Barcellona va via, secondo loro, per 2 errori. Uno, cioè entrambi sfavorevoli a loro, non una testa. Detto questo, se vinci e vince il campo ha ragione, e questo sarebbe anche un passo in avanti culturalmente, ma in questo momento Barcellona, Juve, Real Madrid magari ci vedono e ci fanno sempre dietrologia dietro questi aspetti. Se hai ragione, la dichiarazione esce più spontanea di quella che ci dicono gli ascensori di Brambati, che ci dicono tanti informatori, perché non bisogna essere dell'Inter per sapere le cose che capitano all'Inter, soprattutto in una situazione traballante, non in classifica, forse sì, forse no, per l'allenatore, che con un po' di arroganza, come tutti gli allenatori e tutte le persone che si sentono prese un po' di mira, magari risponde in un'annata, in un periodo in cui magari l'Inter e la proprietà hanno problemi anche magari per pagare gli stipendi o per decidere quale futuro roseo regalare al proprio club, è stato così, per cui hanno chiesto tanti soldi in prestito a un tasso di interessi elevato. Ma io una cosa che voglio solo aggiungere sugli stipendi, è stata una cosa di prima parte del 2021 e adesso non c'è questa problematica. Sì, una cosa che voglio dire a Paolo, la differenza con la Juventus è che l'Inter l'anno scorso un'identità ma anche un gioco spettacolare per larghi tratti della stagione l'ha fatto vedere, quest'anno mai, sono d'accordo, vero, con vero, te, vero. Quest'anno secondi sul pallone, in ritardo, giocatori big, riconoscibili, era un 3-5-2 bello da vedere, perché con tanti che si proponevano in, certo, avanti, no, non addirittura che giocava dietro, addirittura dicevamo, dicevamo esteticamente, esatto, è più bello del 3-5-2 di Conte, ma che era molto conservativo, tutti dietro e palla lunga Lukaku, tutti dicevano si sono liberati, no, giocano bene, era bello, perché adesso era devono recuperare quello spirito. E a proposito, ecco, appunto di recupero, in vista della partita contro il Sassuolo c'è un'emergenza per quanto riguarda, sì, l'attacco, e vado da Federico, vediamo Federico insieme quella che è sempre la probabile formazione dell'Inter. Sì, andiamola a vedere, c'è il problema proprio in attacco a questo punto, perché Lukaku non c'è, forse a Barcellona ma ancora certezze non ce ne sono, si è fermato Correa, a questo punto l'Inter ha 2 punte, Lautaro e Dzeko. L'alternativa a questi due è qualcuno della primavera, sì, perché non sono stati aggregati Valentin Carboni dall'inizio dell'anno, un classe Carboni, 2005 molto, sì, interessante, adesso è stato aggregato anche Curatolo, che è un altro giovane attaccante della primavera. Però insomma, diciamo che è chiaro, Inzaghi in questa fase non farà esperimenti, si affiderà a questi due nella speranza che non succeda nulla, poi per il resto non ci sono tantissimi dubbi. Ecco, c'è il discorso portiere, se prosegue l'alternanza in campionato tocca di nuovo ad Handanovic, non so se questa alternanza dopo la buona prova di Onana finisce o se si va avanti così. Vabbè, il popolo nerazzurro vota Onana allo stadio, io vedo le parate, tu chi voti Onana allo stadio, le parate di Onana o le uscite di Onana, nemmeno la parata, erano accompagnate da un'ovazione come se fosse stato un gol. Io credo che adesso, come Di Marco ha fatto la grande partita in nazionale, sì, poi ha avuto l'intelligenza Inzaghi di approfittare e a insistere su Di Marco in quella posizione, adesso secondo me no, veramente non avrebbe senso toglierlo dopo questa, certo, bella partita. Se fa ancora turnover con Sassuolo è un po' deludente. Marianna? Il discorso portiere preferisco nettamente Onana ora come ora, perché comunque sta dimostrando veramente molta sicurezza tra i pali e questo aiuta tantissimo la squadra. Mi viene una battuta, hai detto ora come ora, pensa Handanovic l'anno prossimo quando avrà 52 anni, sarà ora. No, nel senso, insomma, è difficile che migliori, no? Ma mi è venuta così, eh?